Buongiorno ragazze, anzi come sempre buon pomeriggio. Mi sono rifiutata di truccarmi in bagno, oggi mi trucco qua, mi sono portata lo specchio perché devo fare super veloce e in bagno non si vede mai niente perché appunto non so neanche a dirvelo, fuori è brutto il tempo. E quindi mi sono presa i trucchini nuovi, quelli di cui vi ho parlato nel vlog di ieri. Se non l'avete visto lo lascio qui sopra da qualche parte nell'info box. E voglio provare insieme a voi questo fondotinta Essence che mi ispira un sacco, il nuovo mascara, tanto l'altro l'ho finito, la matita per le sopracciglia. Sono in stra ritardo, aspettate che mi sistemo. Ovviamente nella fretta ho dimenticato l'elastico, ma non importa. Mi arrivano anche messaggi di Ricky che sta per tornare. Metto anche sempre un po' di questo qua. Prima di mettere il rossetto mi dà l'idea che protegga un pochino le labbra. È fantastico. Questo qui di Sephora è veramente wow, me l'ha regalato la mia amica e quando lo finirò sicuramente ne prendo un altro, cambierò gusto perché il cocco a usarlo tutti i giorni mi ha un po' stufato, ma io amo il cocco, però basta, vorrei cambiare. Comunque, ovviamente dicevo, nella fretta ho dimenticato una pinzetta, qualcosa per i capelli, ovviamente qui non ci sarà nulla lanciato per caso. Non penso, c'è un elastico, però non ci cambia la vita perché... Ah no, c'è! Mamma mia, che fortuna! Un po' di fortuna ogni tanto. Allora, no, perché altrimenti almeno solo un attimo qui il ciuffetto... Ma sì, giusto così che non si appiccichi il... Cos'è questo? Ah, è rimasto giù. Che non si appiccichi il fondotinta. Come state ragazze? Io tutto bene, come vi dicevo sono un po' di corsa perché stamattina non sono riuscita a vloggare, sono le 2:30, 3:15 praticamente, e non sono riuscita a vloggare perché mi sono messa a pulire tutta la casa, non riesco neanche più a parlare. E oggi pomeriggio vengono a trovarci i miei genitori e quindi come al solito, come tutte le volte in cui vengono parenti, suoceri, miei, insomma quando viene qualcuno mi parte la vena compulsiva di pulire la casa, infatti sono distrutta, però vabbè l'ho pulita al meglio che sono riuscita per il tempo che avevo e ovviamente Fede a scuola, quindi dopo andrò io a prenderlo oppure i nonni, adesso vediamo. E niente, comunque bando alle ciance, io... sarà un trucco super super veloce ragazze, quindi giusto per provare, cioè ho deciso proprio di accendere la videocamera adesso proprio per darvi le mie impressioni su questo mamma mia che profumo, buonissimo, le mie impressioni su questo fondotinta. Alcune di voi mi hanno già scritto che si trovano molto bene, quindi già mi rincuora. Allora, non mi sembra super super coprente, ma d'altronde cosa ci si può aspettare? Cioè, un fondotinta da 7 euro, non mi aspettavo la coprenza di... un'altissima coprenza, ecco. Devo dire che comunque uniforma bene il viso. Adesso io ne ho messo anche poco prodotto, ho messo qualche goccina. Magari ne aggiungo un paio. E quindi vi dicevo, sono di stracorsa perché vi ho messo anche delle stories carine su Instagram e, perché non si chiude? Ok, si è chiuso. E volevo fare, se ce la faccio, adesso stavo controllando giusto se c'era, se avevo, non riesco a parlare, se avevo tutti gli ingredienti e dovrei averli. Volevo fare, ecco no, mettendo più prodotto mi piace. Comunque volevo fare una tortina perché domani io e Riccardo facciamo 4 anni insieme. Non ci sembra neanche vero che siano già passati 4 anni, mi sembra ieri. E quindi ho detto vabbè, vengono i miei e tutto, se riesco a fare una tortina, anche solo una torta margherita, sapete, quelle semplici semplici con il caffè, tutto quanto era carino, no? Come cosa per festeggiare, diciamo, un pochettino, anche se domani saremo insieme tutto il giorno, però
che domani è il giorno X, però insomma, mi sarebbe piaciuto fare questa tortina, spero di farcela. Scusate se parlo come una pazza, ma quando sono di fretta. Io, secondo me questa qui è chiara, questa qua che ho preso di Essence, vediamo un attimo, a parte che mi dovrei fare anche le sopracciglia. Ma poi ho proprio un buco qua, un vuoto che se non riempio con matita o prodotto e quant'altro fa, è proprio brutta questa sopracciglia qua. Comunque, no, va bene come colore. Direi che, anzi, forse quella che utilizzavo prima era fin troppo nera. E quindi niente, vorrei fare questa tortina, spero di riuscirci, di fare in tempo e soprattutto di avere tutti gli ingredienti. Io adesso la smetto di blaterare e mi trucco, mi vedrete andare super veloce perché appunto è tardi, quindi un pezzo super veloce ci sta. Qui siamo a buon punto, sto per mettere solo i 50 ml di latte e ora amalgamo tutto e metto in teglia. Mentre il forno si scalda, chiediamo un compitino a Ricky, vediamo se ce lo fa. Amore, me lo monti? Già, ma no, via. Vado anch'io. Vanno via. No, non era buona, non è piaciuta la torta. No, sì, è piaciuta tantissimo, ragazze. Quindi magari quando la rifaccio, se vi va, vi do la ricetta perché è venuta super, super soffice. È veramente, veramente buona ed è piaciuta tantissimo. Quindi è una classica torta margherita, quindi trovate la ricetta ovunque.
Però se vi va, poi ve la mostro. Allora, ragazzi, alcune di voi mi hanno fatto dei commenti con delle domande specifiche riguardo i prodotti che ho comprato l'altro giorno, con cui mi sono truccata prima insieme a voi. Quindi vi rispondo adesso. Allora, mi avete chiesto il numero della mia terra, questa qui che ho preso appunto di Essence Matte, è la più chiara, è la 01 Natural. È questa qui. Poi invece per quanto riguarda il fondotinta, tra l'altro voglio sentire se, perché una di voi mi ha, non ricordo il nome, perdonatemi, ma io con i nomi sono un po' negata, mi ha detto che profuma di cocco. Quindi su. È vero, profuma tantissimo di cocco, è buonissima, tra l'altro io adoro il cocco, ormai lo sapete, quindi che bella notizia che mi hai dato. Poi invece per quanto riguarda il fondotinta mi avete chiesto se, una di voi mi ha chiesto se è idratante, io questo non ve lo so dire, nel senso che note specifiche sull'essere idratante non ne vedo, nonostante sia tutto scritto in inglese, ma non vedo solo appunto che ha delle vitamine. E vi posso dire che non secca la pelle, io non ho la pelle particolarmente secca, però neanche grassa, quindi l'avrei notato, non fosse per niente idratante. Vi dico, provatelo, tanto costa davvero pochissimo, 6 euro e qualcosina, quindi vale la pena secondo me provarlo questo qui in vetro. E poi un'altra cosa che mi avete chiesto è il numero di questo smaltino qui. Questo qui rosa ed è questo qui di Bella Oggi, questo qua Gel Effect, quindi ha un'alta coprenza ed è il 70 Candy Cake. Spero l'abbia messo a fuoco, comunque si vede il 70 di Bella Oggi. Sei pronta? Apri. Niente. Va bene. Allora, lo so che dare i pensierini prima porta male, Vabbè, ma io non ce la faccio più a resistere. mancano poche ore. Ma io non ce la faccio più a resistere. Quindi, Quindi. strizza gli occhietti. Amore, ci sei? Eh sì. Sento un silenzio Allora, tombale. vediamo la tua reazione. E che devo fare? Tieni. So così? Prendi. Puoi aprire e leggere. Legno agrifoglio. No! Piuma di fenice, veramente? L'assistente di Ollivander. Dai! La bacchetta! Ma dov'è la bacchetta? Aspetta! Piuma di fenice, quella di Harry Potter! Ma stai scherzando? Dai, che figata! Bruciacchiata! Eh certo. Come la battuta si è infilata la bacchetta? Non so perché. Allora, dove sei tu? Dove sei tu è acqua. Devi cercare. Dai, me l'hai nascosta, Devi che cercare. palle! Faccio male alla costola! Non lo so, puoi vedere sotto al cuscino comunque. Allora, facciamo una storia su Instagram. Gli chiediamo se te la devo dare o se te la devi cercare. Dai, è andato. È buio qui. Ok. Ah, proprio dalla porta? Vediamo in cucina. Capirai, l'avrà nascosta super bene. Tra l'altro, è colpa vostra. Tutta colpa vostra. Perché Grandi, grandi lui ragazze. ha voluto mettere una storia su Instagram. Ha detto adesso scelgono loro se te lo do io o se lo cerchi per casa. Quindi è tutta colpa vostra. Se no, a quest'ora già avevate visto il regalo. Non si fa. Adesso dove l'avrà messo? Ma nei mobili? Devo aprire i mobili? Sì. Acqua, Va, fai almeno acqua acqua, e fuoco. Ma che ne sa Fede? Gliel'hai detto? Fede sa. Quindi potrei corromperlo. No, perché ieri me l'ha ciabatto Ok, non è in questa acqua, stanza. Aspettate che spegniamo Striscia la notizia magari.
Qui acqua. Acqua. E allora cambiamo stanza. Acqua. Cameretta di Fede. Acqua. Dentro la tenda, ragazzi. Oceano. Ah, oceano. Peccato, mi sarei tuffata volentieri. Camera mia. In mezzo al casino, magari qua tagliamo. Acqua. Acqua. Nel passeggino. No. Oh, nel mio comodino. Acqua. Nelle tue mutande. No. Oh, con le stese ovviamente, quelle pulite. No, allora neanche qua. Non c'è più stanze. C'è il bagno. C'è il bagno, sarà nel WC. Lo vedremo. Acqua. Acqua. Dove è in bosco quello? Sentite che tiro sull'asse, vi evito lo spettacolo. Non è c'è. Pulito, Non c'è. No, è lo spettacolo di vedere un cesso, direi che non è il caso. Qui? Acqua. Molto bene. Qua? Acqua. Oh, aspettate che spoglio il mio fidanzato un attimo. Non guardate, non guardate. E fa vedere le mutande. Dove l'hai messo? Sotto il quadro. Acqua. Cioè, oh, non so più dove. Ah, il soggiorno. Cioè, in sintesi era da dove sono partita. Vabbè, finiva troppo. L'ultima poco. Stanza. Allora, fuocherello. Però non si vede niente. Aspettate, vi accendo la luce di Super Mario. Fuocherello. Fuocherello. Acqua. Fuocherellino, fuocherello, acqua. Acqua. Ma senti le indicazioni, no? Acqua, ma magari se apro diventa fuocherello. Ma se più in là era fuocherello e più in qua è acqua. Ah, hai ragione. Fuocherello. È qua! È qui! No! La bacchetta! La posso vedere? Sì, guardala. Anch'io la voglio vedere. Uffa! Allora mi sento tanto Harry Potteriana. È la bocchettina di Harry Potter fatta a mano. Sì. È bellissima. Sabato il bigliettino l'avete già visto, quindi. Però il bigliettino è troppo carino. Sabato vi farò vedere anche l'autrice. Tutta di questo. Oddio, troppo. Tutta bruciacchiata. Stile. Stile. Ma ci dici da antico. Dove l'hai presa? Io me la farò fare. Grazie. Di quella di Sambuco, che così sono più forte. Adesso voglio anche tutte le altre, però. Così le metto in faccio la collezione.